oltre a fare i complimenti al Napoli, oltre a fare i complimenti al Napoli, è un allenatore che in un anno e mezzo ha costruito un giocattolo bellissimo. Chiedo scusa ai veri tifosi della Juventus che ci hanno cucito la maglia addosso e non credono in un allenatore incapace, incompetente, che schiera una formazione sbagliata dal primo minuto Vero, e vero. ogni cambio che fa un disastro. Questo è quello che io vi dico da una vita. Di 1-0, polvere sotto al tappeto. Polvere sotto al tappeto. Questa è la Juventus. Adesso voglio sentire i clean sheet, i gol subiti, le occasioni da gol. Quando vi dico che se fai 10 tiri al terzo anello non contano nulla, contano i tiri in porta. Andate a vedere, anzi, stasera abbiamo preso una doppia umiliazione: una per il risultato 5-1. Penso che la Juventus, l'ultima volta che ha preso 5 gol era nel 90, Nel no? 93 proprio contro Allegri, gol su Bravo, rigore. bravo, beh, guarda caso, no? No, ci tenevo. Addirittura il Napoli a 20 minuti dalla fine ha smesso di giocare. Ha avuto pietà di un essere spregevole in panchina. Ha avuto No, pietà di noi, adesso bisogna dirlo. Ha avuto pietà di noi. mi sembra esagerato, Gian. Libero la chat, voglio sapere il parere di tutti. Chat libera, regolatevi, ragazzi. Mi raccomando. È un grande, Gianni. Sei Gianni, d'accordo? sei un Ma grande. io sono incazzato, ma sono incazzato nero. Non si, Cioè, non si, perché tu la non partita l'avrei mai detto, già. la puoi vincere, la puoi perdere, la puoi pareggiare, però c'è anche modo e modo. Modo e Bravo. modo. Bravo Gianni. Che modo è modo. Questo è stato veramente un modo assurdo. Sarà Però, dura per insomma, gli vogliamo Allegrani questa vittoria. questa sera, che li vedo già in pre-live, no? Non lo fa, Gianni poverino. Nero, A Gianni Nero doveva me essere. No, Gianni dispiace quasi Bianco. per lui, per favore. Gianni, Non lo allora fa io ti dico entrare, Andrea. una cosa. Lo faccio entrare magari, però non, è un amico. Ciao ragazzi, no, come sapete benissimo, io ci ho messo la faccia dopo Maccabi, figuratevi se non la metto stasera, no? Che c'è da dire? Che c'è da dire, ragazzi? Sì, è una Juve che deve tornare con i piedi per terra. È una Juve che deve tornare con i piedi per terra. Si è montata la testa. Si è montata, no, ma oggettivamente si è montata un po' la testa, però va detto che comunque Stasera gravi la dimostra. errori individuali anche Simo, eh? Sì, secondo me Bremer. sì. Secondo me sì, nel senso che Bremer fa una delle partite peggiori che abbia mai visto giocare un calciatore professionista. Però non diamo la colpa solo a Bremer perché sarebbe ingiusto. Però non diamo neanche solo la colpa ad Allegri perché altrimenti poi diventa facile criticarlo quando perde, quando vince è culo. Ecco, lì secondo me poi un Gianni, po' si che sbaglia. ride sotto i Non baffi, rido. E chi devo Bianco. dare la colpa stasera? Spiegatemi, spiegatemi. Un No, allenatore che no. mette Chiesa terzino. Calma, Di Gianni, Maria non per favore. si capisce dove gioca e nonostante tutto lui è un fenomeno, ce la fa. Locatelli fuori ruolo, McKennie fuori ruolo. A chi è che devo dare la colpa? A chi è che devo dare? No, Chi mancava stasera? Poi ha Gianni, fatto ma entrare oggi vanno Pirlo date le anche. colpe. Oggi vanno date le colpe a Massimiliano Allegri, Questa è come a la volte formazione vanno giusta. date. Punto, punto. No, però a Volta volte Massimiliano vanno. Allegri. Scusate un Però secondo. vanno. No, dai, Gianni, perché spesso poi quando c'è una squadra che perde, in questo caso la Juve, ci concentriamo sul trovare i punti deboli. Posso dare Forse grandi meriti a tu. un Napoli che finalmente Ah, bravo. squadra. È Bravo. finalmente squadra e finalmente merita davvero di vincere lo scudetto e sottolineo una Bene, cosa. questo mi sento. Voglio sottolineare una cosa. Non ci sono poteri del Nord perché potete vincere 5-1 senza poteri del Nord e quando in passato non avete vinto è perché probabilmente non eravate all'altezza di vincere. Ora lo siete e complimenti per questo scudetto. Mi sto grattando le palle, Andrea, Sento tanto una non ti vedo. gufata, eh? Sento una gufata di No, Simone. lo vinceranno ed è giusto Per favore, così. bravo Simo, bravo Simo. Cerrone, almeno non lo dica, non la vediamo. Luca, c'è. Però la scaramanzia si sa, no? Signor Tu sei di Cerchione, Assisi, prego. quindi. No, una sciocchezza off topic prima di incominciare. Fabrizio Cerrone, Faccina con sei occhi e la cuore. causa della mia insonnia. La notte la passo a vedere i Ah, tuoi allora, video su per favore, allora, YouTube. non è Tu Tinder, non no, era no. simpatico con il cognome che, capito, per come Ho chiamava capito. nessuno uno di noi.
perché ti invito da me qualche sera a fare questa barba, come si fa? Perché non volesse fare. Grazie, cioè mia moglie è qua che ha detto pure stasera perché non mi sopporta. Addirittura vieni a casa, mi chiacchio, vieni qua, facciamo tutte e due, una seggia. Con gli Allegriani non ho nulla, perché ho sempre detto preferisco la Juve che vince, ma è indecente vedere Kostic che difende a sinistra come ultimo di difesa e Alexandro indecente nel non guardare bene la palla. Poi ci sta che sul cross lo svarione, ma Danilo non fa una partita fa una partita imperfetta, ma ci sta dopo tante partite fatte bene. Bremer anche, ma come ha detto Gianni, la formazione messa in campo era veramente scandalosa. Poi stai perdendo 2-0 i primi minuti, cosa fai? Non riesci ad attaccare, ma tutta la squadra è ancora schiacciata dietro per partire in contropiede. Che cazzo di calcio è, ragazzi? Beh, però, scusa, ragazzo, calcio di io, Nunzio, però ti dico, il primo tempo secondo me alla fine due palle gol del Napoli che fa gol. Che bello vincere così, vado a segarmi. Grazie mille Chromatic. Dico, primo tempo ragazzi, bene, cioè due palle gol del Napoli che fa due gol, la Juve ha praticamente tre palle gol tra traversa, gol e quel miracolo di Meret. Il secondo tempo secondo me la Juve proprio non è esistita, e lì è una questione secondo me mentale. Forse non eravamo neanche più abituati a dover rincorrere, non lo so, perché dai, oggettivamente Maestro, non penso ci sia un divario da 5-1, no? Sì Simo, però cioè, se tu pensi che non il gol che fai viene da un rimpallo, che sono fermati questi. Infatti, meno male, perché se allungavano la partita di altri 5 minuti col recupero, no, il Napoli dopo il 5-1 non ha più giocato, ha cominciato a tirar giù uomini, non ha più giocato. Una mezz'oretta, Fabio, prima, perché lo ricordo per chi si è appena collegato, stiamo aspettando sia Malato che Schalebun, che ovviamente Faina, Augusto e gli altri, che stanno tornando dallo stadio, quindi maestro se vuole entrare entri pure. Volevo dirvi una roba, stasera secondo me Osimhen è stato il migliore in campo, volevo parlare un attimo con quelli del Napoli, cioè proprio è un attaccante di un altro livello, raga. Cioè sì, la differenza è bastante, ragazzi. Ha mangiato pure un gol, Andrea, si è mangiato un gol pure quello là, sì, di piatto. Là poteva far fare il gol là, Fabrizio, correggimi se sbaglio, avrebbe potuto servire la palla al centro per Kvaratskhelia, era solo praticamente davanti al portiere, quindi diciamo che Osimhen è devastante. Poi ovviamente ha sempre i suoi limiti tecnici che lo contraddistinguono, però ragazzi, Osimhen in Serie A è devastante. Fisicamente uno strapotere impressionante, poi ha una voglia imbarazzante. Anche Kvara oggi ritrovato, Kvaratskhelia oggi ha giocato molto meglio, si inizia a rivedere un po' quello prima dell'infortunio. Ha fatto 4-5 tunnel, non so se avete visto. Se insomma metti Chiesa a marcarlo, Andre, mi sembra anche normale che Kvaratskhelia faccia il fenomeno, perché poi Enric ha provato a invertire Kostic. Enric, no, Fabrizio, Andrea, dai. Ma no, Allegri oggi ha fatto una formazione di merda, dai, su. Ma non puoi mettere Chiesa a marcare su Kvaratskhelia, dai. Enric, con chi l'avresti potuta vincere o pareggiare questa partita? No, oggi cioè, la Juventus grazie, non vinceva mai. Tutti, cioè, ma proprio la Juventus che è scesa in campo oggi non avrebbe mai vinto. Vuoi perché il Napoli ha giocato una grandissima partita, vuoi perché forse la Juventus non è più in forma, non lo so che cazzo gli ha preso la Juventus, ma oggi la Juventus, ragazzi, non è mai scesa in campo. Ragazzi, ma guardate che la Juventus non è cosa gli ha preso la Juventus. La Juventus ha semplicemente trovato una squadra che gioca a calcio. Porco Dio, non così. Ma no, Gianni, quando vinceva una... Un attimo. Anche quando vinceva 1-0, la Juventus, ragazzi, giocava male. Non gioca a calcio Gianni, questa squadra. Bravo, Gianni, no, bravo, Gianni. Contro, giochi contro il Verona, contro la Cremonese, contro l'Udinese, e un contro se giochi contro una squadra che ha tecnicamente dei giocatori un po' più forti, che non stiamo parlando né di Maradona, né di Platini, né di Zico, va bene? Dei giocatori tecnicamente un po' più forti, ma con una... Ma stavi aspettando questo momento? Con una logica e che gli ha insegnato come devono stare in campo, quello che Allegri non insegnerà mai ai giocatori della Juventus. Ma scusa, non mi è arrivato di chi è, ragazzi. Se no del poi, ragazzi, se mi confondi, del poi. Un attimo, scusate che ha fatto il raid a JG, chiedo a Leandro se vuole entrare. Ciao, e Leandro. Ringrazio e faccio i complimenti al Napoli, visto che sono entrati i nostri amici della Juve. Leo, se vuoi entrare, Gianni chiedeva di te prima, tra l'altro. Però ragazzi, potrebbe darsi agli amici della Juve che ieri alla fine in conferenza stampa Allegri è stato onesto a questo punto, perché quando dice non sono io l'allenatore fra i due, mi trovo qui per caso, non sono bravo, beh, indipendentemente dalla sconfitta, ragazzi, io se fossi un tifoso della Juve stasera sarei incazzatissimo per quella che è stata la prestazione dei miei. D'accordo. A differenza, ad esempio, abbiamo detto lunedì che magari
quel pareggio del Milan non è che lasciava degli strascichi, perché il Milan ha avuto un blackout di 5 minuti, ma ha giocato e ha fatto la gara. Stasera la Juve non c'era. Ma più che altro, ragazzi, la Juventus nelle ultime 8 partite ha fatto della solidità difensiva il suo must. Oggi faceva acqua da tutti i buchi. Un attimo che abbiamo un collegamento. Henrik, se tu mi dici... No, un attimo. Lui, Buonasera! Buonasera! Mamma mia, ragazzi! Buonasera! Mario. Ma raga, ma mi spiegate perché... Mario, no, Mario. No, allora, Ila, lei, buonasera, Ila, e buonasera Mario. Mario, tutti a casa. No. Questo è un plot twist. Allora, calma. Ci spieghi. Cioè, ma lei viene dallo stadio? Da dove viene? Dove sta andando? Scusi. Scusa, ero allo stadio. Ascolta, che cosa ha detto Ila che non si è sentita, Mario? Con Ilaria era allo stadio? Ero allo stadio. Con la signorina? No, eravamo in due sette terribili. Ha detto una cosa prima, non si è sentita, Mario. Che cosa ha detto? No, ho detto che ero allo stadio. Ci so già. Lei è un pagliaccio. Ma hai fatto di nuovo il video al Napoli? Ma se perché ne vado a fare nel culo, Mario, dai. Se ne vado a fanculo. Ma cosa vuol dire? Ma dicevano tutti che non avrebbe vinto oggi il Napoli. Nella lettura della partita era facile pensare che il Napoli non avrebbe vinto. Ma che cazzo vuoi? A casa. Dai, su. Facevate fenomeni tutti con le analisi. È più probabile un pareggio, è più probabile una vittoria della Juventus. Lo dico io, non posso dirlo. Gianni diceva 1-2 Juventus, che è una persona competente. Dice uno via. Sì, va bene. Hai perso per l'ennesima volta. Ho perso per l'ennesima volta, va bene. Ne parliamo a giugno. Mi sente bene? No. Purtroppo a Napoli non prenderà bene in giro, immagino, tanti festeggiamenti, ma c'è un uomo che festeggia più di tutti ed è proprio lui, il bomber Mata. Buonasera bomber. Buonasera a tutti. Complimenti bomber, complimenti per questo scudetto, Beh, mi sembra un po' presto. No, c'è gente della tua tifoseria che la per vincerlo ha dovuto aspettare tanti anni in più di te, cioè ma lei sei giovane, bufando. Già lo puoi festeggiare. No, ragazzi, no. Sto scudetto è del Napoli, dai, ma d'altronde è tutto scritto nella storia. Grande. Applausi a Leo per il coraggio. Però sto a 5 minuti perché dopo dobbiamo editare il video e quindi serve il PC. No, io ho una domanda sola da farti. No, non ti dirò nulla perché tanto... Sei convinto che questo allenatore non sta creando niente in questa squadra o non siete ancora convinti? Beh, allora ti dico, analizzare su questa partita così a caldo sarebbe troppo semplice e riduttivo dire così. Io penso che questa ha perso tutta la Juve. Cioè, io trovare la colpa in uno, che sia Allegri, che sia Bremer, che sia Alessandro, questa sera onestamente non ce la faccio. Cioè, quando perdi 5-1 e ti fai umiliare in questo modo, penso che non ci sia una cosa che funzioni. Perché hai perso 5? Cioè, che formazione ha messo questo in campo? Ma quindi per te sono... Cioè, nel senso... ha messo uno che migliori, mi mette... Ha messo i migliori... Mette, sì, hai messo i migliori, in ruoli sbagliati, ma ha messo i migliori, quelli che avevano. Allora, mi fai giocare Chiesa terzino, mi fai giocare Costi terzino, Locatelli fuori ruolo, McKennie fuori ruolo, fai i cambi alla cazzo di cane come ti vengono... Spiegami tu questa allenatore, e poi non si vede uno straccio di gioco. Quello che ti voglio dire io, Leandro, ma a prescindere da tutto, sto parlando seriamente. Sì, infatti. Quello che ti voglio dire io, quando io vedo la Juventus vincere 1-0, che mi dicono chiedi scusa da Allegri, no? Chiedo scusa a niente, no? Perché quando vedo una squadra che non gioca a calcio, poi per superiorità tecnica alla fine la sfanga e ci fa l'1-0 contro il Cremonese, il Verona, Sampdoria, Udinese, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Uno juventino non può essere contento di questo. Perché quando io vi parlo di polvere sotto il tappeto, vuol dire questo, che quando trovi...
quando trovi una squadra un po' più attrezzata, tu vieni non sconfitto che ci sta, vieni umiliato. Io il discorso è che oggi ci sono stati troppi errori difensivi, anche l'organizzazione difensiva non è stata forse gestita al meglio, quindi di sicuro sì. Non so se la formazione o comunque gli 11 in campo erano sbagliati, ma forse il modo di approcciare la partita. Certo, poi certo. Ci sono stati dei minuti in cui tipo dal 20esimo al 30esimo la Juventus ha creato tanto, la fine del primo tempo la Juventus ha creato tanto, secondo tempo non siamo scesi in campo e va dato da atto. Al secondo tempo la Juve non è scesa in campo, raga. Il primo tempo guardate che la Juve prende una traversa con Di Maria, fa il tiro di testa Milik e trova il gol. Il su un... problema è che nel secondo tempo è entrato Pirlo, è entrato Pirlo e ha svoltato la partita, capito? Parede. No, stato Pirlo, che tanti quando non c'era però, dicevano ma ci manca Paredes, oggi è entrato Paredes. Eravamo già sotto 3-1, io onestamente non mi sento di dare colpe, ripeto, io non mi sento di dare colpa al singolo stasera. Cioè sarebbe troppo superficiale dar colpa al singolo, perché su questo c'erano tutto bene, ragione, su questo, ma anche se l'allenatore Paredes sbaglia formazione, dopo tu prendi 5 gol, non è possibile che dei giocatori che giocano alla Juve facciano questa prestazione, anche se l'allenatore sbaglia totalmente la formazione. Spero ma questo sono d'accordo, questo sono d'accordo. Poi pomeriggio io l'avevo detto, cioè nel senso stavano tutti il Napoli più forte, Interpreti più forte, l'Interpreti più forte doveva vincere 4-0, ha vinto 5-1, grazie, come tutti volevano. No, sicuramente non è una questione di numeri, però fatto sta che sul piano motivazionale questa partita si prepara da sola e invece non scende nessuno in campo. Poi a prescindere che Allegri, quindi c'ha ragione Leandro, e dice ok, la colpa non può essere data a dei singoli personaggi, però la verità è che abbiamo qualche diapositiva della partita, ragazzi. Pancio, c'ho da farti una domanda io, e dopo quando fai vedere la diapositiva. Fai vedere diapositive che io... Brutto, brutto così, raga. Dai, però Gianni non te l'aspettavi neanche tu un 5-1, dai. Mo, oggettivamente, perché poi dopo è facile parlare, però... Io solo detto, no, fermati. Eric, prova a vedere se te le carica a te. Corner anche lo sport. Ho detto, se la Juventus prende gol nei primi 20 minuti, è una settimana che lo dico, noi ci faremo molto male. Però poi per mia indole, perché voglio essere sempre positivo, mi hanno detto cosa fa la Juve, ho detto vince 2-1, ma la diciamo però io ti dico una cosa, Gianni, oggettivamente a fine primo tempo non sì, so sì, se era una sensazione mia, però a fine primo tempo io ero abbastanza ottimista, cioè non vuol dire che avrei pensato di rimontarla. Però comunque avevamo chiuso bene, abbiamo sfiorato il pareggio più volte, loro poi avevano fatto due tiri, andare. Due gol, no? Quindi poi... Ma anche sotto l'1-0, Simo, cioè comunque la Juve non faceva gioco. Non gestiva niente, però Di Maria dal nulla prende traversa, dice aspetta, comunque la partita può cambiare. Milik testa e la dà in bocca a Meret. Poi ma c'è da dire anche che il primo tempo... Napoli ha giocato sicuramente meglio. Arlecchino è diventato. Quando oggi parlava di culo, non mi ricordo come si chiama, Amelia, forse la ragazza. Oggi, il primo tempo, Szczęsny la tira in testa Osimhen e Meret fa una parata incredibile sul quasi autogol di Rahmani. C'è stato. Gli episodi vanno così, ma ci sta. Il Napoli meritava assolutamente di essere in vantaggio al primo tempo. Vediamo come ne hanno reagito al vantaggio del Napoli. Un attimo, scusate. Questo è il volume massimo. Attenzione, ancora il ma 5-1! 5-1! 5-1! 5-1! Allegri, devi dimetterti stasera. Ti voglio vedere la migliore difesa. Voglio sapere che cazzo c'è da dire. Vergogna. Schifosi maledetti. No. Venite fuori dalla fogna. Ma come dalla fogna? Venite fuori dalla fogna. Ma non ti coglioni. Basta! Oh. Comunque raga, io vado veramente perché dobbiamo editare il video, però era giusto che passassi. Grazie Leo, buon lavoro, punto esclamativo JG, ragazzi, per iscrivervi. Ciao. Allora, puoi far vedere anche la tua esultanza, per favore, Enrix? No, era annessa. Attenzione! Calma!
Sampdoria vince 2-2. Siamo vivi. Guarda Enric su come esultava. Enric, ma a me mi avevano detto di prenderti a parolacce, ma io ho detto, ma mi sembra un ragazzo educato. Ma invece da già via veramente, come esulti al gol di Di Maria? Qua all'inizio fai tutto il Napoli, ha giocato. Certo che esulto al gol di Di Maria, Fabrizio, durante la partita ti favo Juventus, ovviamente. Non mi allora ti ho veramente dato rovinare un pupito, ti ho detto bene. Ma, perché, ma mi devi insultare perché tipo Juventus? Ma io potrò ti fare chi voglio. C'è solo che hai fatto tutta la faccia così e poi invece... No, perché dopo il 5-1 devi alzare le mani alle spalle, Fabrizio. Ah no, Naita a merda, Enric. No, per favore, no. Allora, no, cazzo, la vuoi sempre sbagliare in questa maniera? C'è errore. Come aizza merda. Allora, Cerchione. Adesso Pancio, dimmi tutto. No, adesso andiamo a. Ortelli dov'è? Adesso arriva. No, io non riesco a capire come si possa commentare un 5-1 con una prestazione così schiacciante di una squadra sull'altra, veramente, cioè non ci sono alibi che possano tenere, non ci sono spiegazioni se non una partita storta, impostata male, preparata peggio e orchestrata da una serie di calciatori messi fuori ruolo, cioè non è che c'è tanto da dire riguardo la gara di stasera. Poi non so se magari io vedo un altro calcio rispetto ad altri. Ah, cioè, vediamo le statistiche. Una motivazione. Disamina perfetto. Vediamo le statistiche, Eric, se ce le hai. Sì, sì. Infatti io non capisco perché a un certo punto ci siamo messi dietro a 4, poi siamo tornati a difendere a 3. Quando non mentre giocavamo oggi, Simo. No, non ci ha capito niente Max, oggettivamente non ci ha capito niente Max. Però a parte che anche i migliori non sbagliano. Non è sta di Simone. No, ma è onestà, non c'è. Però io anche i migliori sbagliano. No, ma Gianni si può mettere le mani. Basta Simone, per piacere. Basta. No, Gianni, secondo me Gianni umiliava il Napoli, basta. Gianni, ok. Ma de che i migliori? Gianni, parliamo di un allenatore che vuoi non vuoi fino a stamattina. No, Dire? No. Spalletti pagherebbe oro per avere il palmarès di Allegri. E lo ha detto lui stesso. Allora vogliamo parlare di Allegri. Ha sbagliato sta partita. Io sono sempre di un mantra. Ha sbagliato i 6 in Champions League anche. Meglio perdere una partita 5-0 che perderne 5-1-0. La filosofia di Max. È così. È vero. Ora che Allegri abbia le sue colpe è un dato di fatto, però il calcio è fatto anche di uno contro uno, no? Se Bremer ti regala 3 gol in un big match, cazzo, diamo anche le colpe ai giocatori. Perché no, quando una difesa è messa costantemente sotto pressione dalla squadra avversaria, sbaglia chiunque. Bremer è una pippa, De Ligt è una pippa, pure Sergio Ramos è una pippa con Allegri. De Ligt ha fatto schifo anche con Sarri e Pirlo, ti ricordo. Ma ecco, adesso. No, ma è così, no, è un dato di fatto. Pippe. Arrivano alle Juventus, sono tutte pippe. Hanno fuori. Mio papà in diretta. Cambia. Certo, come si chiama? Come si chiama? Luca, oggi no, non mi hai portato le cose di Viagra, mi serviva per comprare. Cerone, per favore, però tutte le volte. Luca, dai, che papà ti aspetta, che stasera deve fare una cosa. Okay. Allora, mi raccomando. Però no, ma è inutile, tanto Gianni stasera vince perché la Juve ha perso 5-1. Io sono stato umiliato e al contrario del tuo allenatore che ieri invece di portare una mentalità vincente viene a dire il Napoli c'ha qualcosa da perdere, io gioco per il quarto posto, è un allenatore di merda. No. Ti prende per il culo lì e tu ci caschi, come Spalletti dice la stessa cosa. Sì, ma lui però questo fatto delle comunicazioni, parti, Simone ha rotto un po' il cazzo, perché ogni volta che viene a dire, fanno la domanda perché gioca come difensivista e viene a dire vabbè, ma le che va la pareggi, che cazzo di mentalità è, non è da grande ragazzi, squadra. Oggi, allora, se si fosse voluto difendere, non sarebbe sceso in campo con Chiesa, Kostic, Di Maria e Milik. Sai cosa ti ha detto il tuo allenatore? Ma non c'entra niente, Simone. Se tu mi giochi con Maradona in porta, dice c'era Maradona in campo, ma era in porta Maradona. Sì, ma se ti vuoi difendere non lo metti
non lo metti terzino, cioè il discorso è che a un certo punto noi abbiamo preso il 2-0 che non andava preso, abbiamo reagito bene, nel secondo tempo non siamo entrati in campo, però io come non mi butto quindi giù, quindi non è neanche un motivatore, non è neanche un motivatore Gianni, se per questo abbiamo vinto partite al 90esimo, allora lì è un motivatore. Di culo, allora là è culo e qua è colpa, ok. Ma scusa Simo, scusami Simo, col 3-4-3 passi intorno al 30esimo col 3-4-3. Qui si gioca a tennis ragazzi, Wimbledon, non è, non è Napoli, è Wimbledon! 1, 2, 3, 4, 5! Senti come sale? Senti di sei pere! E sai cosa ha detto Allegri a fine nella conferenza stampa? Quando ci sono queste partite a me mi viene da sorridere. Questo ma oggettivamente ragazzi, cioè, è chiaro che stasera non si può parlare, saranno decontestualizzate, perché... andare in conferenza stampa saranno decontestualizzate, dire, colpa mia, ho sbagliato, me ne assumo la piena responsabilità, e non le puttanate che dice giornalmente, basta. Gianni, però, scusa, oggettivamente... dico una cosa Simone, dico Gianni... Simone, quando tu difendi, scusa Simone, quando tu dimmi, difendi Allegri, no? Con un 3-4-3 passato intorno al 25esimo sul 3-4-3, una squadra incapace di saper offendere vuol dire che non è abituata, se non si è abituata vuol dire che non è allenata. Cioè, abbiamo detto tutto. Se tu ma tu l'hai sentito il telecronista, però Nunzio, là tu hai sentito il telecronista, perché la Juve non si è mai messa 3-4-3. Non attaccavamo la Juve, la Juve si è messa 4-4-2, non si è messa 3-4-3. No, sia chiaro, perché ha messo Danilo a destra. Tra l'altro c'è ha messo Danilo di Locatelli e che terzino. Dice che sì, perché dice non si stavano... Esatto, e tu ti sei fatto... Però se tu puoi vedere, la Juve si è messa 4-4-2 con Kostic terzino sinistro e Danilo terzino destro. Tra l'altro sei però, ma 2-0 e ti metto il 4-4-2. Spero siano fake, sì, Andre. No, no, erano pre-partita, quei fuochi d'artificio. Questi non lo so. No, questo è fake. No, questo è post-partita, ragazzi. No, questo è Capodanno, questo è Capodanno. Ma come non è fake? No, questo è casa, fuori casa mia, Andre, a Mugnano. No, no, al Corso Garibaldi, ve lo posso garantire. Luca, conferma. La Corso Garibaldi, assolutamente. Hanno sparato le batterie come se fosse Capodanno. Una puzza di zolfo. Se perdete lo scudetto, io godo come un riccio. Se perdete lo scudetto, io godo come un riccio. Un consiglio ai napoletani. Cioè, un consiglio ai napoletani. È tutto bello, un 5-1 storico e tutto. Dai. Io terrei i piedi per terra, perché secondo me la stagione è lunga. Per quanto è corto il calendario, basta un periodo di un mese storto e si perdono 12-13 punti. Io sono d'accordo, prima della partita ho detto per me si vince, si perde, il campionato non è chiuso assolutamente, ci mancano troppi partite, anche perché i punti si fanno con le piccole, non con le big. Detto ciò, se Enerix dice che il Napoli vince lo scudetto, al 100% il Napoli non vincerà lo scudetto. L'ho visto due volte in live e non ha mai azzeccato. Sì, il Napoli, no, lo vince, ma il Napoli ha già ragazzi, vinto, ragazzi. È giusto non esultare ci e tirare fuori. Non ci nascondiamo Enerix, perché... Enerix, se mi dai 84 numeri, mi gioco gli altri 6. Non c'è da nascondersi, perché poi... Purtroppo stasera c'è poco content, no? Di che vuoi parlare? Cioè, non ci sono episodi di dubbi, non ci sono incazzature, cioè, partita purtroppo morta, però... No, voglio dire, però, ragazzi, è un dato di fatto, il Napoli al momento gira minimo con 47 punti al girone di andata, è strafavorita per lo scudetto, tra l'altro ora Salernitana, Roma, Cremonese, Spezia, Sassuolo, cioè... fa altri 15 punti nelle prossime 5, quindi cioè, ora il Napoli è favorito e stop, tenetevela, cioè è giusto così. Questa è il Napoli a fine partita. Si sogna in grande, caro Luca.
Andre, solo una cosa, un attimo, poi ti lascio parlare. Napoli... Un attimo, Luca, un secondo. Se ti dovesse arrivare un video sul bot, Andre, di Nati per vincere, non lo mettere perché ha uscito il sedere in live. E... su Twitch non si può far vedere. Beh, mettiamolo su attento. Telegram, punto esclamativo fucina. Però. Carichiamolo, no, così chi vuole se lo va a vedere. Ma già te che sei una faccia da culo e non ci fanno. No, per favore, per favore. Ragazzi, io vi dico una cosa, il Napoli deve essere considerato punto esclamativo fucina la squadra favorita per il semplice motivo che stasera ha 10 punti di margine sulla seconda. Però se vogliamo analizzare le cose come stanno, negli ultimi 10 anni una sola squadra ha vinto lo scudetto senza avere la miglior difesa ed è stata la Juventus di Sarri. Quindi se il Napoli da, Luca però non ti non ti nascondere dietro a sta roba, mi fai finire la disamina. Scusami, no, sono abituato a portare a termine quello che dico. Scusami. Dico semplicemente, stasera è ovvio che si dica il Napoli è favorito, perché ha 10 punti di margine sulla seconda. Magari se il Milan vince domenica, a meno 7 è ancora il Napoli favorito. Magari il Napoli sarà favorito ancora quando avrà una discrepanza di punti, se ce l'avrà ancora a lungo. Però va detto che se ad oggi volessimo dire il Napoli sicuramente vincerà lo scudetto, è la favorita in assoluto, basandoci sui dati, non lo possiamo dire concretamente. Vero. Perché vi ripeto, però ti posso... negli ultimi 10 anni l'unica squadra a vincere lo scudetto senza avere la migliore difesa è stata la Juve di Sarri. Quindi c'è qualcosa da registrare in questa squadra. Lo faccio anch'io, guarda. Chiedi scusa. È troppo facile adesso. Dove è la 500? Ah no, era la Ferrari. Dove cazzo è la Ferrari? Dov'è la adesso, Ferrari? È adesso che bisogna credersi, adesso nei momenti difficili che io ci credo. Fai l'uomo, tagliati i capelli e chiedi scusa. Tagliati i capelli e chiedi bisogna crederci sempre, è facile attaccare quando si perde. Io sto con la squadra, io sto con la Juve sempre a differenza vostra. Troppi juventini che parlano, troppi juventini che vanno contro la Juve subito per una sconfitta. Avete dimenticato tutto. Io sto con la Juve, io ne sono ancora convinto. Non è un 5-1 che mi fa cambiare idea. Perché fai poi alla fine ti dirò una cosa. Stasera chiedi scusa. Fai posso l'uomo. Dire una cosa prima? Se chiedi scusa, puoi dirmi tutto quello che vuoi. Ok, perfetto. Chiedi scusa. Che differenza c'è tra vincere 5-1-0, cari napoletani? Avete vinto. Che tu non capisci un cazzo di calcio. Va bene, differenza. Avete vinto. E mo? Sì, sì. Ditemi da cosa inizio, dal palmarès di Spalletti o del Napoli, no, da cosa inizio, no, società no, fallimentare, no, fate schifo, fate, non contate un cazzo napoletano nella storia, valete zero e parlate. Quello no, perché loro parlano, hanno due scudetti, ne ho 38, te li mangi i tuoi scudetti. Non che puoi tirartela per un 5-1 quando la tua storia è ottavo di Champions punto. Non sei mai stato un quarto, aspetta, fammi attaccare i napoletani, perché parlano. Attacco, non contate niente, in Italia valete zero, valete zero. Hai vinto due scudetti, io ho vinto 3 volte Coppa Italia rispetto a te. Mamma mia, mamma mia. Sto ragazzo chi la fa? Sì, va bene. Luca, io ti voglio bene, però adesso, cioè, sto discorso non ha un cazzo di senso in questo momento. Eccomi qua con i miei amici di Napoli. Ossimo Napoli. Guardate, a me mi dovrebbero fare una statua, cazzo. Mi sto facendo vincere tutte le partite. Fatemi una statua, ringraziatemi. Cioè, invece non si fa. Enric, porcala, non mi far bestemmiare. Ho capito, Simone, però io che oggi, cazzo vuoi da me, sul 3-1 t'ho pensato, sul 3-1 t'ho pensato. Detto, ma questo è Enric, se stavo la maglia del Napoli, Cristo ho di capito. Dio. Quello che era sempre difeso. Diciamo, dov'è la chat che mi diceva che ero scemo, che era contro Totti e bocciato? Stanno tutti scrivendo scusa Enrico. Vero, era vero. Era ora. E Max Allegri bocciato a pieni voti. Bocciato. Chiedimi scusa. Sì, ma è facile bocciarlo però, adesso. Ragazzi, una partita. È facile bocciarlo per una partita. Oh, ragazzi, non è questione di una partita. Questo è un gioco di merda. Ah, no, io mi arrendo. Ragazzi, una alla volta. Vi ho mutato tutti. Una alla volta. Eric, mi raccomando, segua il colloquio che devo andare un attimo in balcone, che posso fare tutto... scusa. Ragazzi, se oggi quel cross di che... Perché il calcio è bello anche per questo. Napoli merita la vittoria, meriterà lo scudetto. Ma se troviamo il pareggio a fine primo tempo da 2-0 a 2-2, il calcio è quello.
Il calcio è quello, cambia tutto e poi vediamo se siamo qui a dire Allegri merda. Simone, quindi io poi dico... Simone, scusami, io sono, ho difeso spesso Allegri, però troppi se per il Napoli ci sono e non possiamo fare così, se no il Napoli con i se che dici tu erano 4-1 nel primo tempo, non può funzionare così. No, non è vero, non perché hanno fatto due tiri nel primo tempo, noi abbiamo fatto 4. No, i 20 minuti. No, no, due tiri nello specchio nel primo tempo. Due occasioni nette del Napoli, 4 della Juve, però io non sto dicendo, non è una scusa, vittoria netta, giustissimo, questo tutto. È il primo tempo, però non può bastare una specchio della Juve, guarda, 2 e 4, il contrario, Simo, forse nel primo tempo? Sì, sì, primo tempo. Ho capito, ma io ti so, aspetta, io ti parlo di occasione. Aspetta, perché se no passo per coglione, ti dico, la traversa non è contato tiro in porta. Vero. Il cross di Chiesa deviato non è contato tiro in porta, Gianni, studia. Studia, Bianco, studia. Come studia? È pure il tiro di Chiesa. No, scherzo, questi hanno il coraggio di parlare. Siete vergognosi. Voi siete lo schifo della Juve. Siete vergognosi. Voi Gianni, difendete aspetta. La merda, ma di che Gianni, state parlando? Ma Gianni, aspetta. Ti io sto devo studiare, ho de... tu devi studiare, storia devi studiare. Aspetta, storia, Gianni. La BC Gianni, del calcio. Innanzitutto vestiti così ci andiamo a bere una birra con Andy. Poi... adesso andiamo a bere. Pancio, okay. Muori. Calma. No, Gianni, però aspetta, calma. Una cosa. Gianni. Vi spiego perché dicevo queste statistiche, okay, se no passo per pazzo. La traversa di Maria, la traversa non viene contata come tiro in porta, il cross di Chiesa che Ramani devia e Meret fa un miracolo non è contato come occasione, però nel primo tempo la Juve crea abbastanza, il Napoli fa tanto possesso e crea due occasioni e fa due gol. Napoli che vince, ripeto, meritatamente, e vincerà lo scudetto meritatamente. Detto questo, la Juve è crollata nel secondo tempo, non nel primo secondo me. Simone, mi sembri come quelli di Lazio, adesso entrerà Damiano che dice i primi tempi eravamo primi in classifica, mo che fa, diamo il premio ai primi no, tempi? Harry, no, Harry, no, Harry, ascoltami, io non sto, non è una scusa questa, cioè per me Napoli che vince meritatamente è tutto, dico che però il calcio a volte, soprattutto nei big match, è fatto anche da episodi che ti possono svoltare la partita in un senso o in un altro. Poi c'è la partita in cui ti svolta per fortuna in un senso, Simone, perché però poi 90 minuti merito del Napoli, capito? No, ma Simone, no, ragazzi, possiamo dirlo, Simo, possiamo dirlo bene. Oggi il Napoli ci ha messo il pesce in bocca. Sì, però Luca, no, aspetta. No, concludo con una frase così poi mi taccio. Dai, vai. Sì, concludo con una frase così mi taccio, ti dico che se poi quel cross di Chiesa diventa 2-2 a fine partita, a fine primo tempo forse la partita cambia, perché questi big match Gianni, cambiano anche in base all'inerzia. Ragazzi, il calcio è così, sì, non ma, lo dico sì, io. Sì, guarda, ti dico, perdonami, posso dire una cosa? Io oggi il Napoli ha strameritato, oggi il Napoli sembrava Real Madrid, noi sembravamo Lecce. Però? Oggi il Napoli, no, il Napoli ha meritato. Lecce magari, Luca, però, magari. No, ma assolutamente, ma niente da dire, complimenti. Però mi sembra che questo 5-1 adesso lo vogliamo passare come la vittoria. Hai vinto una partita in campionato. Ha vinto contro una squadra che fino a 3 giorni fa non reputavate neanche in corsa per lo scudetto. E adesso credete di aver vinto il campionato? Ve lo auguro, perché se per caso non vincete il campionato, io vengo a Napoli e ve la tiro giù. Un 5-1 non cambia la storia. Un 5-1 non cambia la vostra natura. Siete dei falliti, siete dei perdenti. Non contate un cazzo, non cambia un 5-1. Pulpo, stop, fine. Non siete niente. Avete avuto Maradona e basta. Stop, non parlate più. Non potete parlare di calcio. Non contate niente. Punto. Questo è il Napoli. Zero, nada. Nella storia siete nulla. Poi parliamo del 5-1. Complimenti, bravi, vi faccio anche un applauso. Ma non contate un cazzo. Non contate un cazzo. Eccolo qua, misura di la febbre. Fabrizio, cosa hai vinto tu? Fabrizio, non giri neanche l'ultimo scudetto. Che cazzo hai vinto? Una Coppa Italia. Che cazzo hai vinto, Fabrizio? Voi mangiate la pizza, voi fate il bagno al mare, basta. Voi andate a fare la spiaggia, da cucinare, basta. Non fate nient'altro, perché nel calcio sono zero. Punto. Non contate un cazzo. Mamma mia, giudici che è uno, poi c'è sorte, ma Luca stava parlando in altri termini, io infatti non capisco, cioè Luca Cerchione stava parlando in altri termini, non capisco ragione, la risposta di... ragazzi, okay. Non dico che Ortelli non capisce un cazzo di calcio, non è che lo dico così, Sport. Un motivo, Gianni, è un grande Gianni, ricordo che c'è una petizione per buttare fuori Ortelli, punto esclamativo, petizione sempre attiva. Avuto un esempio
10 giorni Andrea, fa l'Inter che batte il Napoli, anzi surclassa il Napoli, no, l'Inter ha fatto una gran bella gara, il Napoli sembrava un po' a Napoli nella piazza, si è visto un po' di malumore dopo quella gara persa con l'Inter, perché l'Inter ha meritato di vincere. Poi dopo, tre giorni dopo, va a pareggiare con il Monza. Lo ripeto, non è da un 5-1 contro una concorrente, una diretta rivale, che si può misurare il polso della situazione e le vere ambizioni di un club e di una squadra. Il Napoli sicuramente ha fatto una grande prima fase di campionato. Lo leggiamo il palmarès? Lo vogliamo leggere? Leggiamo il palmarès, dai, leggiamo il palmarès. Hai rotto il cazzo, tu hai il palmarès. Sei Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, non ho detto. Basta, finito, 8 coppe, finito, basta. Io ho 38 scudetti, state zitti, figa, non contate un cazzo. Per favore, per favore, per favore. Scusa Pancio, scusatemi. Allora, io vi saluto tutti, rifaccio i complimenti al Napoli. Simone, mandami la posizione che ti passo a prendere. No, è una minaccia. Sì, passo a prendere perché stasera bevo 50 birre e le paghi te perché hai perso. Abbiamo perso. Con la tua teoria. Ti aspetto, ora ti mando la posizione. Andre, ci raggiungi? Sì, dopo vengo. Sì. Ragazzi, okay. Grazie mille a tutti. Ciao Gianni, ciao Simo. Vi saluto anche io, però posso dare un messaggio, Andre, velocissimo, perché poi qui l'intrattenimento è tutto, no? Però se vogliamo parlare di calcio, io veramente oggi, complimenti al Napoli che è una squadra straordinaria e meriterà di vincere questo scudetto, e veramente grandi complimenti. Verrò a festeggiare con voi a Napoli. Un abbraccio a tutti. Bella serfata di Simone oggi. No, lo penso da... se ne vada dopo questa. Sono tranquillo. Serenissimo. Io sono tranquillo. Basta che non mi fate arrabbiare. Maggio, vi posso lasciare con una domanda? Certo. Sto da preparare la trasmissione in radio. Non me ne vogliate per domani. Mi devo mettere a lavorare. Se oggigiorno doveste puntare su un centometrista, puntereste su Usain Bolt o sul nuovo che avanza? Beh, se puntereste su Usain Bolt, allora stareste appoggiando il discorso dell'altro Luca, ovvero di guardare al passato e la bacheca. Se invece volete vincere qualcosa oggi, puntate sul nuovo che avanza. Io vi ringrazio per l'invito. Complimenti, signor Cerchione, anche per la metafora. La ringrazio anche a lei. Grazie, Marco. Papà Cerrone, grazie per farmi fare sempre le nottate, Cerrone, sei un grande. Grazie a te, figlio mio. Saluto. Ciao, ragazzi.